Lo dico sempre, cercate di rendere la cosa bella fin dall'inizio. Alla fine sarà bella indubbiamente. Ogni singolo passaggio deve essere bello, perché cerco di preservare la bellezza davvero fin dall'inizio. Non di crearla, ma di conservarla. La polvere di marmo è in linea di massima meno inquinante di altre pietre, ma ovviamente comporta un affaticamento per i polmoni in quella quantità. Appena entrato nel mio laboratorio ho bisogno di una maschera. Ci sono altri che lavorano con me e magari personalmente non sollevo polvere, ma lo sta facendo qualcun altro accanto a me. È meglio avere la maschera sempre addosso. È davvero bello collaborare con un bravo artista che mi utilizza proprio come un bamboccio. Christian, fai anche questo e fai anche quello. Allora è un'ottima collaborazione e il lavoro fluisce. Si è partecipi dello stesso momento e la cosa interessante è l'opera che ne esce. Questo marmo bianco di Carrara è un materiale del tutto particolare. Perfetto ovviamente anche il fatto che io ce l'abbia proprio dietro l'angolo. Quando si sale nella cava in cima è un'esperienza completamente diversa, vedere come le montagne vengono effettivamente spianate. In realtà è la montagna a decidere quale marmo vuole darci. Anche questo, un aspetto speciale, non è plastica, non è pietra artificiale, ma è la natura che ce lo ha dato e regalato. Poi lo trasformiamo con tocco creativo. Ma in realtà è già un'opera d'arte. Un paese meraviglioso. Gli italiani sono... Ormai ho un temperamento mezzo italiano. Professionalmente questo è ancora il posto in cui voglio stare e sono felice di stare. C'è estro, c'è bellezza. Si è circondati da marmo, da scultori, da artisti di ogni genere. È un posto fantastico.